11 marzo 2011, uno tsunami colpisce il Giappone e l'onda anomala provoca ingenti danni alla centrale nucleare di Fukushima. A quasi due anni dal disastro, il regista Alessandro Tesei e il montatore Matteo Gagliardi hanno deciso di documentare la situazione odierna, riuscendo ad addentrarsi nella zona proibita. Interviste, immagini scioccanti, musica inquietante e uno straordinario montaggio. Un docufilm che cerca di spiegare il nucleare dal punto di vista scientifico e che sottolinea l'aspetto sociale del post-nucleare. Fukushima fa parte del progetto Mercoledì Doc ed è stato proiettato al Cinema Aquila il 23 gennaio di Roma e al Cinema Palestrina di Milano.